Coach Napolitano, possiamo dire una partita dai due volti questa di oggi qui tra Valle Foglia e Soverato, primi due set non facili per la sua squadra, una grande reazione poi nel terzo e nel quarto parziale, forse rimane un po' di amaro in bocca per l'esito al fotofinish del quarto parziale perché si poteva arrivare al tiebreak, ma comunque c'è stata anche oggi una risposta di carattere oltre che sul gioco della sua squadra. Allora, partiamo dai complimenti a Valle Foglia perché credo che siano doverosi, no? Nel senso, ha fatto i primi due set perfetti, non ci ha proprio lasciato nessuno spazio, nessun margine. Siamo stati bravi a rientrare, il quarto set è stato condizionato palesemente da due errori clamorosi arbitrali. Parto dai complimenti a Valle Foglia perché quello non hanno ovviamente condizionato il risultato, però nello specifico i due errori sono stati veramente clamorosi. Il livello ormai è troppo alto per questi arbitri, è veramente necessario mettere il video check anche in A2 adesso, perché la palla viaggia veloce, per gli arbitri sta diventando sempre più complicato. Detto questo, abbiamo giocato molto molto bene il terzo, molto molto bene il quarto, mi rimane un po' di rammarico perché avevamo tanti punti di vantaggio, però vince la squadra secondo me più forte, cioè nel senso che hanno più esperienza di noi, hanno un po' più di punti nelle mani di noi. Però io non ho nulla da rimproverare perché abbiamo fatto comunque una partita buonissima giocandola alla pari, quindi adesso si tratta di recuperare le energie, non è nulla per scontato, non ci diamo certo per vinti, andiamo domenica lì a giocarcela, sarà importante recuperare, chi recupera prima avrà qualche cosa in più, certo dobbiamo fare una piccola impresa, però questa squadra insomma nel girone promozione ha già fatto delle discrete imprese. Oltre ai meriti di Valle Foglia, che ha confermato anche quest'oggi il valore di questa squadra, che ricordiamo ha chiuso al terzo posto la pool promozione, per quanto riguarda il Soverato, forse nei primi due set si è vista la squadra un po' troppo contratta rispetto a poi a quando si è sciolta dal terzo set in poi, senza l'assillo del risultato, ha giocato probabilmente un po' di emozione in tante ragazze giovani per questo esordio nei playoff. Assolutamente, ma è lo scotto che paghi quando giochi con una squadra così giovane, ma quando dico giovane non intendo solo la gioventù anagrafica, la giovinezza anagrafica, intendo anche l'inesperienza, no? In campo c'era solo Lotti che aveva giocato un playoff, quindi dall'altra parte comunque Bresciani ha fatto due promozioni, Bacchi ha perso il conto di quante ne ha fatte, Pamio, insomma giocatrice di livello assoluto, e mi fermo lì, Balboni uguale, quindi è uno scotto che paghi. Questo però a maggior ragione non può che farmi dire brave a queste ragazze che poi a un certo punto se la sono giocata quasi alla pari, e un grande grazie per questa stagione che ancora non è finita perché abbiamo domenica un'altra partita da giocare, ma che comunque andrà, non ci impedirà di ringraziare come ho già fatto questa squadra che comunque insomma ha fatto un percorso bellissimo secondo me, e anche oggi alla fine, al di là dei primi due set in cui eravamo effettivamente un po' contratti, terzo e quarto set abbiamo fatto anche una bella pallavolo, abbiamo giocato anche bene. Coach Bonafede, commentiamo questa importante vittoria nel primo round dei quarti di finale qui a Soverato del suo Valle Foglia, 3-1, possiamo dire una partita da due volti, praticamente nella prima parte quasi dominata, molto sofferta nel terzo e nel quarto set, ma una vittoria ancora più importante nell'ottica dell'eliminazione diretta in vista della gara di ritorno. Ma innanzitutto devo fare i complimenti a entrambe le squadre, perché è stata comunque una bella serata di pallavolo, e mi preme dire che purtroppo, tranne che alla TV, non l'ha potuta vedere nessuno. Soverato resta una squadra molto tecnica, molto valida, abbiamo sempre sofferto, addirittura a Valle Foglia abbiamo perso, quindi mi aspettavo questa battaglia. Ultimamente noi iniziamo molto bene, saranno tre partite che andiamo sul 2-0, addirittura in campi dove come Mondovì o come con Pinerolo, dominiamo, ci siamo solo noi, a un certo punto si spegne la luce. Abbiamo degli albi che abbiamo avuto il Covid in marzo quando eravamo in una fase ascendente, e da allora abbiamo giocato per quasi 5 settimane, 3 partite a settimana. Quindi questa è una continuazione di un tour de force bestiale. Temevo di andare anche stasera al quinto set, non ci sarebbe stato niente di male, eravamo abituati. La squadra ha avuto una grossissima reazione d'orgoglio e quindi da qui bisogna ripartire. Tra pochissimi giorni si torna già in campo per il match di ritorno. Sicuramente questa vittoria per 3-1 vi porta in vantaggio nella serie dei quarti di finale, ma appunto proprio perché si gioca a distanza ravvicinata le insidie sono sempre dietro l'angolo per tutte le squadre. Ma i playoff
sono una partita e una giornata differente per squadra. Questo significa che si ricomincerà da 0-0, bisognerà stare molto 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 attenti. E io l'avevo detto alle mie che era solo la partita di andata, vincere o perdere non significava niente, perché ci sarebbe stata quella di ritorno che è ancora più importante. Infine, un giudizio sul Soverato. Vi eravate affrontati tanti mesi fa nel corso della regular season. Era una partita come se lo aspettava rispetto a quando vi eravate affrontati in precedenza? Sì, innanzitutto l'ho detto alla prima di andata quando sono venuto qua e lo ripeto. Sono siciliano e quindi Soverato è una squadra che mi ispira simpatia come squadra del Sud. E poi, al di là di tutto, ne riconosco una mano tecnica esattamente come la mia, in squadre dove invece ci sono delle tante individualità e poca organizzazione. In Soverato si vede la stessa organizzazione che c'è nella mia squadra, e quindi in qualche modo si vinca o si perde, è bello affrontarla.